Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video tag, dopo tanto tempo video tag anche per me. Come vedete mi sto rimettendo in carreggiata, premiatemi perché mi sto impegnando un sacco. E questa volta è un video tag che ho copiato dal canale di Gloria, la Retro. Cioè io adoro quella ragazza, la adoro, è fantastica, è simpaticissima. Se non la conoscete andate assolutamente ad iscrivervi al suo canale perché ne vale la pena. Io quando la guardo mi mette una positività assurda e davvero strepitosa, la adoro. Ed è un video tag sul mondo fashion, quindi non make up, non beauty, non prodotti per la cura della persona, ma outfit, abbigliamento. Mi è piaciuto, ho detto beh, quasi quasi lo copio. E infatti ho deciso appunto di farlo. Sono quante domande? Penso 10, 11 domande. E partiamo dalla prima, che mi chiede quante paia di scarpe hai? Allora, quantificare le scarpe che ho è impossibile. Io divido la stagione, quindi inverno, estate, ho un armadio, non è una scarpiera, non è una scarpiera, è un mobile con 4 piani e sarà tipo un metro e qualcosa, più di un metro e mezzo forse di lunghezza, abbastanza alto, dove io metto le mie scarpe. C'è metà primo piano è dedicata alle scarpe di mio fratello, tutto il resto è mio. Sono solo mie scarpe, quindi potete capire, non riesco a quantificarvi più o meno. Allora, andiamo per stagione, tipo d'inverno, le sneaker che le uso tutte le stagioni, quindi inverno ed estate, ne ho all'incirca 4-5 paia di sneaker, che possono essere Adidas, altre sneakers, All Star, Golden Goose, insomma diverse paia, ne ho più o meno 4-5. Io le sfrutto un sacco, infatti mi durano, cerco di farle durare il più possibile, poi quando le devasto completamente le butto. Poi ho d'inverno sempre stivaletti, che possono essere tipo 4-5, quelli con il gambale basso, con un po' di tacchetto, il tacco da 3 cm, il tacco da 10. Poi ho lo stivale sopra il ginocchio, quindi alla coscia. Ho diversi décolleté, poi ho quelle estive con i sandali compresi. Ragazzi, è impossibile quantificare le scarpe, non le ho mai contate, comunque all'incirca saranno una cinquantina, non ricordo, cioè non fatemi dire cavolate perché potrei dirvi un numero più o meno, circa all'incirca, tutte le scarpe che ho, possono anche essere di più, ma non ricordo, insomma più o meno, le divido per stagione, ovviamente d'inverno utilizzo gli stivali, d'estate utilizzo i sandali, che sono tipo 4, anche loro 4-5, sandaletti bassi, sandali alti, poi ci sono scarpe che non utilizzo da anni, ma che comunque ho, ma io sono una conservatrice perché non butto mai niente, perché le mode ritornano sempre, ricordatemelo, quindi non butto mai niente, tipo delle Hogan, che ora mai metterei, non metterei mai, ma le ho perché a parte che sono molto legata, ho dei ricordi, quindi non le butterei a prescindere, perché, anche perché non sono, cioè, le ho tenute abbastanza bene, potrei anche indossarle adesso. Adesso però non mi piacciono, non le metterei mai. Però potrebbero tornare, potrebbero continuare a piacermi, io comunque le tengo, non si sa mai. Outfit quotidiano. Allora, seconda domanda. Allora, l'outfit quotidiano, allora, se devo andare in ufficio, lavoro comunque durante la settimana, pantalone o jeans con sneaker o stivaletto basso con tacco tipo 3 cm, 4 cm, e un maglioncino, una giacca che può essere una giacca normale se fa ancora caldo, oppure una giacca di pelle, un chiodo, questo più o meno d'estate. Chiaramente non uso pantaloni, non uso jeans. Io da giugno a settembre i pantaloni praticamente non li uso più, utilizzo solamente gonne, shorts e vestiti, che utilizzo con o sandali o scarpe da ginnastica, quindi sneaker, o gli stivaletti no, d'estate no, è raro, è proprio raro. A proposito di scarpe, che tra l'altro è un acquisto che ho fatto ultimamente da Roma, che utilizzo per tutti i giorni, come outfit da tutti i giorni, come scarpa un po' più, meno da ginnastica, un po' più formale, questa scarpa, questo stivaletto, che tra l'altro ho preso da H&M, ed è stato un affare perché l'ho pagata pochissimo ed è bellissimo. Semplicissimo, una linea semplice, dalla caviglia, il tacco sarà tipo, non lo so, tipo 3-4 cm, 3,5 cm, non lo so, forse, non lo so, ma è comodissimo, lo utilizzo col jeans, anche con un vestitino ci sta benissimo, un vestitino semplice, dritto,
veramente molto 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 bello, mi piace un sacco questo stivale. Oppure le sneaker, come sneaker magari le Golden Goose, anche queste qui sono un acquisto abbastanza recente. Questo è il modello Ball Star che mi piace da morire, è il modello che più mi piace dalle Golden Goose, è il modello che io preferisco rispetto alle altre classiche un po' riviste e riviste. Questa è molto più particolare, mi piace molto 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 di più, davvero molto bella. Poi, altra domanda, terza domanda, com'è il tuo outfit per le serate? Allora, per le serate io intendo quindi discoteca, quando ho una serata un po' più particolare, quindi discoteca, cena, facciamo discoteca. Discoteca, di solito, sia d'inverno che d'estate, vestitini senza calze, scarpe, cerco di mettere scarpe comode, quindi ho d'estate dei sandali che ho preso da Zara col braccialetto intorno alla caviglia dorata e il tacchettino tipo lo stivaletto, quindi 3-4 cm, molto comodo, con una fascia sulla pianta del piede, e ho vestitini oppure gonna con un top tipo una gonna nera o una gonna, uno short colorato, una gonna colorata con sopra un top che può essere tipo una cosa del genere, tipo un top, le mie amiche le chiamano le pezze, i miei top le chiamano le pezze perché sono sempre molto striminzite, molto molto small, e loro mi prendono sempre in giro, mi dicono che le mie pezze, tipo questa che ho preso da Zara ad esempio, che utilizzo sia d'inverno che d'estate, non ha stagione, è molto bella in pizzo, mi piace un sacco, questa l'ho sfruttata davvero tanto. Oppure dei body magari scollati a V con le maniche lunghe, sì, più o meno così, o vestitini, però in genere tendo a spezzare, quindi gonna o short e sopra un top, un body, cose così, e scarpe comode se vado a ballare, quindi non un tacco altissimo e scomodo, tacchi comodi, grossi, dove io posso stare tranquilla e posso scatenarmi tutta la serata. Questo è il mio outfit per le serate, intendo serate in discoteca. Tacco 12 sì o tacco 12 no? Io prima, devo essere sincera, quando ero un po' più giovane, perché adesso, ahimè, a breve compirò 29 anni, è l'ultimo anno con il no che, dove il 2 mi accompagna, vabbè, mi devo arrendere anche a questo. Prima utilizzavo molto molto di più le scarpe, i tacchi alti, ma proprio alti, tipo 12 cm. Adesso li utilizzo molto 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 meno. Utilizzo delle décolleté magari. Prima utilizzavo dei zepponi allucinanti, adesso li utilizzo molto molto meno, e se li utilizzo con dei pantaloni a palazzo che vanno a nascondere un po' il plateau, perché il plateau adesso inizia un po' a non piacermi più di tanto. Però ho tante scarpe col plateau di tanti colori, tipo un plateau altissimo blu, un paio di scarpe blu con un tacco, secondo me più di 12, sarà tipo 14 cm, con un tacco a spillo e con il plateau super alto. Ad esempio io l'ho utilizzato un sacco, adesso forse non la metterei, non mi piace moltissimo, però sotto un pantalone a palazzo che va a nascondere lo metterei tranquillamente. Però un bel décolleté, tipo una Labutin magari nera con la sola rossa, certo, volentieri, anche 12 ma anche 13, figurati, cioè non c'è problema, però non alle serate magari. Se dovessi andare a cena o comunque una serata tranquilla lo indosserei, però per una serata in discoteca un tacco 12 senza plateau, no. Non mi divertirei, sarei la serata praticamente a far nulla, seduta. Brillantini sì o brillantini no? Dipende. I brillantini sono un'arma a doppio taglio, se usati in maniera esagerata no, perché poi si va nel trash e entriamo in un'altra categoria. I brillantini dipende da come applicati, dove applicati, non dico no, ma dipende da come, ecco. Sì, può essere. La tua t-shirt preferita? Allora, attualmente la mia t-shirt preferita, che forse vi ho mostrato, è questa qui, questa t-shirt, che in realtà è una t-shirt corta. Questa qui è la... in realtà ve l'ho già fatta vedere, è di Chiara Ferragni,
ed è appunto ha il logo di Chiara Ferragni con il suo ormai famosissimo logo con gli occhi e ha le maniche un po' più larghe, come vedete, infatti io poi la indosso con le maniche a risvolto, è corta tipo un top che l'ho utilizzata moltissimo quest'estate, l'ho trovata davvero comoda, versatile di giorno ma anche di sera con una gonna un po' più carina, con uno short un po' più carino, faceva l'outfit davvero figo e infatti in tema davvero figo e mi è piaciuta. Questo qui è stato un regalo delle mie migliori amiche dello scorso compleanno, quasi un anno, questa maglia che ho sfruttato e ho apprezzato tantissimo, quindi la mia t-shirt preferita del momento. Le tue scarpe preferite? Allora, le mie scarpe preferite attualmente come sneaker, come scarpa preferita, la Golden Goose, questa qui che vi ho fatto vedere poco fa, e la Ball Star, come vi ho detto, la trovo comodissima. C'è da dire che, tra l'altro nel retro, qui c'è scritto sneaker sull'altra scarpa, sono scarpe comodissime, le Golden Goose sono molto 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 comode e le trovo belle, fighe e mi piacciono tantissimo e comode, devo dire. Invece per quanto riguarda le scarpe, diciamo col tacco come sneaker, quelle lì, quindi le Golden Boots, per quanto riguarda invece la scarpa col tacco, ho adorato follemente queste scarpe qui. Quest'estate le ho stra utilizzate. Il tacco è di una comodità assurda, sarà tipo forse 10 penso, tra l'altro questa trama si è utilizzata, si è vista un sacco quest'estate, con il braccialetto alla caviglia. Io l'ho presa di questo color cipria, in realtà le volevo nere ma non c'erano, ma mi piacevano così tanto che le volevo acquistare, le ho prese di questo colore. Queste qui sono di Studio Creazioni, che è una pagina Facebook che ho scoperto e che seguo e che appunto infatti le ho acquistate da, non è una pagina Facebook, è una pagina Instagram, le ho acquistate appunto tramite la pagina Instagram che appunto si chiama Studio Creazioni e ha un sacco di scarpe di tendenza, quindi ad un prezzo modico, infatti le ho pagate forse 60 euro, se non sbaglio, che diciamo riprende molto la tendenza del momento, quindi quest'anno questa scarpa che si è vista in ogni salsa, che penso sia un'imitazione, una scarpa iconica di Jimmy Choo se non sbaglio, poi però insomma fa anche imitazioni dei Givenchy, degli stivali di Givenchy con le fibbie, insomma è molto di tendenza come pagina, come insomma come modelli di scarpe che ha, e appunto questa qui è una delle mie scarpe preferite, anche se adesso dovrò abbandonarla perché l'autunno io la sto utilizzando, sto ancora resistendo più che posso, l'ho messa infatti anche sabato, però insomma a breve dovrò metterla nell'armadio invernale, poi l'anno prossimo la rivedrò perché d'inverno le utilizzo un po' meno, le utilizzo certo, io utilizzo anche d'inverno le scarpe aperte, però il colore è anche molto estivo e un color cipria, magari nera sì la utilizzo, ma così cipria no, forse un po' troppo estiva. Ti curi molto nel vestire, diciamo che io se avessi milioni di euro mi comprerei solo borse, robe e tante altre cose. Sì, io che curo ci tengo, insomma mi piace fare shopping, mi piace, sono un po', mia madre mi dice che sono un po' una maniaca, sono fissata con l'abbigliamento, dico sempre di non avere mai nulla, invece lei puntualmente mi ribadisce, mi ricorda tutte le cose che ho, ma per me io non ho mai nulla e sì, mi curo, ci tengo particolarmente. In estate sandali o ciabatte no, le Havaianas solo al mare, basta, sì, sandali sì. Io sandali bassi non li utilizzo molto, ma utilizzo magari più sneaker di giorno e di sera magari la scarpa aperta col sandalo basso tipo 3-4 cm ma non raso terra, non le uso molto sinceramente, tipo non amo molto quelle infradito con tutte quelle, non lo so, borchie, cose così, non le utilizzo molto, utilizzo più un sandalo con un tacco 3-4 cm, di quel genere, di quello di cui parlavo prima, che ho preso da Zara col bracciale dorato alla caviglia, ad esempio quello lì sì. Come quando vedo quegli uomini con le ciabatte in giro, ma no, perché andrebbero proprio fucilati? Assolutamente no, l'errore più grande che potessero fare è mettere le ciabatte e l'infradito in giro. Però c'è una Birkenstock che mi piace molto, che fa fighissimo, però non l'infradito, quella con le due fasce, tipo San Francesco, agli uomini.
Mi piace, l'unica ciabatta, tra virgolette, che riuscirei a sopportare, anzi, che mi piace proprio, dipende chiaramente dallo stile, però che apprezzo molto negli uomini. Ho intravisto qualche outfit di qualche ragazzo con quella scarpa che non mi è dispiaciuta affatto, che ho apprezzato. L'infradito no, però. Inverno, scarpe stivali. Allora, in inverno tutto. In inverno stivali. Io utilizzo molto stivaletti, che possono essere stivaletti bassi come quelli che vi ho mostrato prima, che ho preso da poco da H&M, col tacco anche basso di giorno, tipo di sera sempre quel genere, magari sempre alla caviglia. Ne ho altre 3-4 paia che ho preso da Zara, tipo un paio con la punta bianca e con dei bottoncini al lato, con un tacco tipo 12, tipo 10, una simile tutta nera, sempre col tacco 10, anche le particolari che utilizzo molto, sì, stivali molti, gli stivali quelli alti dalla coscia, li utilizzo parecchio, scarpe, non so cosa si intende tra che differenza, cioè scarpa, cosa si intende, sneaker, li utilizzo entrambi, utilizzo sneaker, stivali, utilizzo un po' tutto, jeans o pantaloni. Allora, io sono una tipa da jeans, nel senso, tutti i giorni tendo ad utilizzare jeans, molti jeans, jeans a vita alta, tipo io ultimamente, prima spendevo molti più soldi, penso a quanti soldi spendevo prima per le robe, cioè per i jeans ad esempio, io compravo jeans che costavano 150.000 lire, 200.000 lire, un sacco, adesso compro tanti paia di jeans magari, tipo da Zara, anche da Calzedonia, che sfrutto, perché sono cose che sfrutto, magari perché so che poi la stagione successiva magari sono rovinati, li butto e compro altri pantaloni, però tendenzialmente jeans a vita alta che siano aderenti, mi piacciono molto, a vita alta, vita bassa non li sopporto più, ne ho ma non li utilizzo, vita alta, skinny, molto aderenti, sì, che ce li ho di diversi colori, ce li ho color jeans, magari se riesco a... Ecco, tipo questo qui ce l'ho un attimino al contrario perché andrebbero stirati, ce li avevo in camera con le robe da stirare. E tipo, ad esempio, questo paio di jeans che non si vede molto ma lo sfrutto tantissimo, lo metto quasi tutti i giorni, è comodo perché è elasticizzato, è a vita alta ed è comodissimo, lo utilizzo un sacco perché è comodo, elasticizzato, comodo, nonostante sia aderente, ce l'ho così, ce l'ho nero, ce l'ho anche bianco, ma lo metto molto, mi piacciono anche molti jeans con le frange sotto, che quest'anno vanno un sacco, però tendenzialmente jeans, mi piacciono anche i pantaloni li utilizzo ma meno, obiettivamente, li ho, tipo pantaloni neri a palazzo mi piacciono molto, anche un altro paio nero, completamente a zampa, dal ginocchio in poi, non però quei pantaloni che si vedono ultimamente con le frange tipo messicano, tipo The Mask quando balla, no, non quel genere, nero, completamente nero, e poi a zampa, sotto completamente a zampa, però insomma tendenzialmente pantaloni, se utilizzo pantaloni da tutti i giorni, di quelli un po' più corti, sempre quelli a palazzo, che da Zara se ne sono visti un sacco, tipo neri, ce li ho neri, ce li ho anche bordeaux, dalla caviglia, con una sneaker, anche con un stivaletto non ci sta male, e nulla, più o meno, vi ho reso un po' l'idea del mio outfit in generale, e basta, questa qui è l'ultima domanda, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio Gloria, non so neanche se mi segue, penso di no, e nulla, questo qui era il mio video, ripeto, ringrazio Gloria per avermi dato un'idea per questo tag, perché mi è piaciuto un sacco, io vi ringrazio come sempre, e ci vediamo al prossimo video, ciao!